Lezione 8. La presentazione al Tempio. Dal Vangelo di Luca. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, un uomo giusto e timorato da Dio, che aspettava il conforto di Israele. Lo Spirito Santo che era sopra di lui gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Messia del Signore. Mosso dunque dallo Spirito, si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per adempiere la legge, lo prese tra le braccia e benedisse Dio. Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi han visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele. Egli è qui per la rovina e la risurrezione di morti in Israele, segno di contraddizione, perché siano svelati i pensieri di molti cuori, e anche a te una spada trafiggerà l'anima. Quello che doveva essere un adempimento rituale, secondo la legge di Israele, si rivela straordinariamente qualcosa di più grande. Come recita la liturgia, con quel rito il Signore si assoggettava alle prescrizioni della legge antica, ma in realtà veniva incontro al suo popolo, che l'attendeva nella fede. Dio viene incontro al suo popolo, Dio va alla ricerca dell'uomo, Dio si rivela come luce per illuminare, come gloria che riveste, come segno di contraddizione, perché portatore di verità. Anche noi, come Simeone e Anna, riconosciamo in lui il Messia, il Salvatore del mondo, la via, la verità e la vita. Come nel giorno del nostro battesimo, lasciamoci ancora una volta illuminare da lui, per vivere ed essere figli della luce.